si vede quasi mai scomposto. È bello nel vederlo combattere. Essendo un atleta che si pone poco sulle difensive, ma molto sull'offesa, sull'attacco, ovviamente lo spettacolo c'è. Riesce quindi a avere dai cosiddetti tournant, che sono i colpi girati che arrivano dalla savate. Perché... un pugno tirato bene, sono come un passo di danza. Sono fatto io. Penso che Angelo senza la kick sia assolutamente immaginabile e viceversa, cioè è proprio il suo mondo. Ha cambiato la vita, io l'adoro, sia il pugilato sia la kickbox. Perché lui la sua vita l'ha sempre basata su questo. Ha iniziato che aveva 14 anni, non ha mai smesso. Cioè, la parola, io penso che questa parola sia proprio tutto quello che si possa dire, anche perché cosa dici di più? È la sua vita. Come per me il pugilato, per lui è la kickbox. Ma la kickbox per lui è tutta la sua vita, è il suo lavoro. È stato uno sport che gli ha portato, oltre delle gioie, dei dolori, ma gli ha portato anche un lavoro. Facendo personal trainer, comunque, sfrutta anche questa cosa. Ora non andavo bene. Sì, era un ragazzino abbastanza vivace, tant'è vero che le maestre tante volte ci chiamavano. Ci picchiavamo sempre, però è sempre stato un ragazzo, lui era tranquillo, era vivace come bambino. Non aveva molto il senso dell'orario, ossia lui usciva al pomeriggio andando all'oratorio, non si rendeva conto, quando vedeva buio tornava. Ho iniziato a 15 anni perché lavoravo, facevo il... sempre se facevo o il muratore, lo sai che non mi ricordo, o legno, finestra. Avevo visto un programma che era uno mattina e c'era la savate, la box francese, ho fatto uno speciale di poco, di 10 minuti, però l'avevo piaciuta, l'avevo vista, mi era subito piaciuta. Piuttosto di tenerla in strada, a me mi andava benissimo perché finiva di lavorare, eccetera. Penso che lui abbia iniziato la kickboxing come fanno tanti, semplicemente per sfogare determinati atteggiamenti boriosi. E ha cominciato con questo sport. Mi ricordo solo che mia mamma ha detto che Angelo si iscriveva in palestra, gli ho detto ancora. E prima calcio, adesso poi bodybuilding, sai, le solite cose che va a fare in palestra per mantenerti in allenamento. No, ha detto che vuole fare, adesso non ricordo se era box o savate. Ho detto vabbè, contento lui, e poi ha continuato. In via Verro, avevo messo il sacco, c'avevo le corde così, e allora cosa facevo? Dai, usciamo giù, facevo un paio di riprese, che mi allenavo solo, te l'avevo detto, due volte alla settimana, però c'avevo voglia di andare, però non potevo andare, il corso era due volte alla settimana, barra tre che si faceva il martedì e il giovedì, e se c'era qua, e se veniva giù il sabato, però non mi bastava, allora prendevo, scendevo loro, mi facevo tenere i colpitori, che tipo dei, le chiamavo i focus, dei guantini piatti. I clienti che venivano, che si fermavano al banco per bere, dicevo, ma qui c'è il terremoto, io dicevo no, non vi preoccupate, è proprio così. Poi alla fine mi ammazzavo di botte.
poi i guanti e lui ci pestava e si divertiva. Infatti venivano su tutti i gonfi questi qui. È vero? No, no, venivano, gli piacevano, cioè, scendevano massimo 3-4 volte. Però al riciclo di tutta la gente che c'era in zona, piano piano ne prendevo uno e lo portavo giù. Prima diavo il dolcettino, magari le prime volte non gli facevo niente. Abbiamo imparato a prendere le botte. Colpi tremendi come questo, che ha messo a knockout il turco Emin Tastekin, consegnando il primo titolo mondiale, quello di kickboxing, disciplina dove sono ammessi pugni e calci. Ho lavorato parecchio, ho fatto 2 settimane di allenamento, come ho ripetuto, e avevo tutte le carte regole per vincere il titolo mondiale. Ringrazio Lino Guaglianone e la Dora Boxing Team che mi ha dato questa occasione. Se non c'era mio padre, facevo sicuramente un'altra strada. Un quartiere di periferia, un quartiere difficile dove ci sono i problemi che ci sono in tanti quartieri di periferia d'Italia e quindi sai, è facile prendere una strada che può risultare sbagliata. Perciò anche quando facevamo delle cavolate, tipo o usciamo e c'erano prima delle cascine e allora noi andavamo, spaccavamo le cascine, giusto il gusto di entrare, cioè di scavalcare, correre, che ti rincorrevano i cani, era tutta adrenalina così. Però quando mi dicevano più di un tot, oh andiamo di qua, facciamo così, o andiamo di qua, io dicevo sì sì perché avevo voglia di fare, ero sì, insieme a loro. Però automaticamente mi viene in mente la faccia di mio padre con i baffi tutto incazzato, capito? Infatti lui lo dice sempre, papà io a te ti vedevo in tutti gli angoli. In effetti è vero, perché lui non mi vedeva, ma io vedevo lui. E la cosa che l'ha tirato fuori, ha tirato fuori la sua rabbia, la sua forza, la sua energia. Perché comunque veniva da un ambiente non facile. Diciamo riscattato nel suo io e la sua vita, che dire di più? Continuava a chiudere in clinch, ottimo destro intanto, continuando a martellare con la tibia all'interno coscia destro di Emery, che ha saputo superare il croato. Angelo ha continuato ad insistere, vince Angelo Valente, KO tecnico alla terza ripresa. Angelo che sportivamente va ad aiutare. Quello che mi ha fatto ovviamente, che mi ha che mi ha dato la via giusta, ovviamente Guaglianone, perché senza di lui non facevo niente. Credo che soprattutto lui si fidi molto di quel che io faccio e non discute i tipi, i match e così via. Come allenatore è bravissimo per me, mi capisce, poi mi conosce. E quello che dice lui o Tago Tazzolino per me diciamo, la mette in pratica subito. Lui ascolta molto, questo è una componente che solo i grandi campioni hanno. Oltre che mi ha fatto un rapporto d'amicizia, cioè gli voglio bene a lui. Cioè poi penso un po' di rapporto tra papà e figlio, perché non è che ho quella confidenza da dirgli, cioè gli parlo sì tutto, però c'è sempre un gran rispetto verso di lui. Lui ha questo rapporto con me molto stretto e per cui gradisce, ed è una cosa che mi piace molto, lui si allena quasi esclusivamente con me. Quando vado in palestra deve allenare prima me. Cioè tipo l'altro giorno mi ha detto sei venuto un ragazzo per fare la kickboxing, è giovane, forte, ha 20 anni. Io ho detto, bravo, fagli fare i guanti con me, così lo sistemo subito, se no su quello si sono geloso. Lui ha un grande affiatamento con me all'angolo, infatti non gradisce l'intervento anche degli altri coach d'angolo che magari con grande passione lo fanno per aiutarlo. Non voglio tanta gente, voglio solo che parli una persona, perché no, deve parlare solo lui. Anche perché lui sale su, non è che mi dice porta destro, sinistro, montante, sposti, che è sbagliatissimo anche secondo me, ti dice quei due colpi da portare, stop. We'll be right back.
tanto Giacobbe è lui che mi ha fatto venire in Doria a lavorare, eh. Anche Giacobbe ha contribuito a cambiarmi la vita. Ho conosciuto Angelo ai tempi, che è una persona vera, cioè è come me, siamo uguali, per quello che abbiamo attaccato subito. Perché ho iniziato a allenarmi con lui, cioè io sono cambiato da quando ho conosciuto lui pugilisticamente e da così a così. Io e lui siamo fratelli, ma quando ci alleniamo assieme chi ci vede dice: ma veramente siete amici o meno? Sì, ho preso parecchio da lui, cioè ho cercato di rubare le sue caratteristiche, le sue tecniche, quelle sì. Vedo che tante volte quando facciamo i guanti ritrovo lui a fare le mie stesse cose, no? Allora mi frega, perché io sto infame che mi becca, perché ha guardato me, quello che faccio io, no? Chiaro il corpo come fa lui, quello l'ho preso parecchio da lui. Ma la kickboxing c'è solo passione, perché a livello economico, diciamo, cioè se tu dici vivo per fare la kickboxing, non lo fai, perché non ci vivi. La dieta è stata una cosa proprio, quello è stato il tuo grande sacrificio. A ridosso del match, 2-3 settimane prima, diventa rigoroso. I meccanismi che ti permettono di arrivare a certi livelli sono ben altri, e sono il sacrificio, la dedizione a questo sport e non credere sempre solo nelle doti naturali, ma in quello che puoi creare col tempo lavorando. Non esiste lo sgarro, lui che adora il cioccolato, non esiste il cioccolatino, non esiste niente. Perché non è che prendi, vai a ballare con gli amici, bevi, ti fumi la sigaretta, cioè devi... c'è il peso, magari devi fare 72 kg, hai capito? Non devi mangiare. Un trucchetto che faccio io da una vita che mi è rimasto ancora adesso, eh? Cioè io appena finisco di mangiare devo bere il caffè, ma anche se tutti gli altri stanno mangiando, perché così sembra e stoppo la fame. Per lui il mangiare è fondamentale, cioè proprio, e la bilancia è da sempre il suo nemico. Quindi arrivano alla fine del match con tanta voglia di fare tante cose, di bersi una birra, di mangiare un po' di più, di fare tardi, andare a dormire, magari di ubriacarsi, e sono i momenti in cui li vedi per quello che sono, perché alla fine sono tutti quanti dolcissimi, tra virgolette. L'allenamento di un atleta come Angelo viene diviso adesso in diverse fasi. Partiamo magari da una fase iniziale, come cominciamo a lavorare con la pesistica, per aumentare la forza, per aumentare la velocità, per aumentare la resistenza. Comunque sono diverse fasi che magari Angelo si prepara, che non so, 3 mesi prima del match, e pian piano, comunque fino ad arrivare ad appunto che, non so, 2 settimane prima dell'incontro, diciamo prima, andiamo a scaricare il tutto, cioè vuol dire allenamenti molto più leggeri, più blandi, in modo tale che comunque arrivi al match e che comunque non sia stressato fisicamente. Saltarci sopra, poi riscendere, risaltare, questo aumenta anche quella forza esplosiva delle gambe. Okay. E poi Angelo trasformerà con i calci al sacco a muro. E poi una parte comunque più tecnica, dove lavoriamo con le passate, lavoriamo con i sacchi, lavoriamo comunque, facciamo fare la... gli sparring, diversi sparring, dove cambia in continuazione. Poi la specifica che la fai alla sera. La fai alla sera, che fai focus, fai pow, fai la passata e fai tanto i guanti o sparring, come si dice. Cioè che c'hai i tuoi compagni di palestra, infili i guantoni, li metti i guantoni più grossi, perché col guantone più grosso fai meno male, metti il caschetto, ti copri tutto, e simuli, diciamo, il match. Ovviamente non è come il match, simuli alla 60%. Il problema è trovare gli sparring ad Angelo, perché è molto 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 bravo. Le sedute di guanti si riducono in prossimità dell'incontro, perché si deve evitare, essendo uno sport di contatto, che si creino degli infortuni all'ultimo minuto. Aumentano le attività rivolte alla preparazione strategico-tattica dell'incontro,
quindi è una preparazione che il maestro fa con i colpitori, suggerendo all'atleta determinati atteggiamenti che dovrà assumere per poter arrivare alla vittoria. Cioè, l'allenamento ti strema, cioè, a parte che in un match magari prendi 10 pugni, in un allenamento ne prendi 50, capito? Purtroppo i risultati in questo caso, nello sport da combattimento, per vedere se un colpo è migliorato, per vedere queste cose qua, a prescindere dalla tecnica, come lo tiri, come non lo tiri, comunque lo testi sull'avversario. Sono altre federazioni in tutto il mondo e una dieta aumenterà la sua preparazione. Quella ai tempi c'erano 12 riprese da 2 minuti, erano lunghissime. Quello è stato un bel, anche quello è un match duro. E lì comunque anche la scenografia ha un po' impressionato, penso, Angelo prima di salire sul ring, perché questo è arrivato proprio vestito da indiano, ci sono le foto bellissime. Quindi questo che è arrivato sul ring vestito da capo indiano, si è capito che non era uno qualsiasi. Campione del mondo di kickboxing! Lui è bello esperto, era un veterano, aveva ai tempi, io avevo 25-26 anni, boh, forse. Io avevo 33 anni, infatti mi sembra l'ultimo match mondiale che ha fatto. Un match che all'ottava ripresa io non ce la facevo più, settima-ottava ripresa. E lì Lino mi aveva detto, ci siamo preparati 2 mesi, perché c'è l'attimo che non ce la fai, dici, sono stanco. Allora ho detto, ci siamo preparati 2 mesi, ti mancano ancora, hai capito, l'ottava ripresa, ancora 4 riprese, tiro fuori i coglioni. Allora da lì ho fatto, poi una volta che ho fatto nona, decima, poi sono risalito. Joe era un atleta molto completo, molto forte, 12 riprese, è stato un altro dei momenti belli. Poi c'è stato anche proprio il Palalido, era strapieno. Alla 12ª ripresa ho detto non voglio mai più fare le 12 riprese. 119! Vincitore del combattimento e ancora campione mondiale di kickboxing della WKF, Angelo Valente! Angelo Valente! Quello è stato un bel mondiale in Valle d'Aosta. È stato duro, un ragazzo di 25 anni. Di braccia non era un granché, infatti io l'ho messa bene sulle braccia, però aveva delle gambe, dei colpi di gamba facevano male, lì c'è stato un attimo uno dei match che mi ricordo che era andato giù perché sono partito, l'ho fatto contare le prime riprese, pensavo di chiuderlo in 2-3 riprese, però lui è uscito piano piano, ho fatto 7 riprese, alla quarta, alla quinta è andato e lì mi è venuto in mente che la faccio, perché avevo le gambe proprio che mi facevano male, lui continuava a picchiare sugli avambracci, le gambe facevano male, però tipo una macchinetta, colpo, colpo, braccia, colpo, colpo, gambe. Quando mi ha visto un po' su... No, ho vinto i punti, perché da stendere è quasi impossibile. Il titolo mondiale, kickboxing, categoria 73 kg della WFC, Angelo Valente! C'è niente e nessuno che lo ferma per risalire sul ring. Sul ring si trasforma, si chiude, si vede, gli occhi li cambiano. Ha una presenza sul ring asfissiante. Ed entra nel match, basta, non vede più niente intorno a lui. Quando entra sul ring poi diventa il vero Angelo, secondo me. Ed è un martello pneumatico, è sempre all'attacco, sempre all'attacco, sempre all'attacco. E praticamente tu ce l'hai sempre qua e quando combatte si vede tutta, si vede sia la sua rabbia che la sua esperienza. Quindi ovviamente quando uno dà spettacolo ci sono anche dei rischi. E l'avversario era veramente molto forte, era uno spagnolo se non sbaglio, un ragazzo spagnolo. Il nuovo campione mondiale
Il kickboxing è un World Pro al limite dei 71 kg 800 e lo spagnolo Rubin Diaz. Tentato la prima ripresa benissimo, poi sono andato all'angolo, lui non mi ha detto com'è. E io gli ho detto, sì sì, fa male, però va bene, cioè non è che arrivo, sono arrivato all'angolo che ero preoccupato. Un match con un avversario duro. Perché se non ricordo male, il match non andava male. Mi sembrava oltretutto il match uno dei match più facili dell'ultimo periodo, perché la prima ripresa lui l'ha stravinta, gli ha messo anche dei colpi forti. In quel momento è successo qualcosa, non so perché si è fermato. Ha avuto tutto un calo di un botto. Lui poi a un certo punto proprio sembra come se si fosse spento, e il match si è concluso in pochi secondi, dove poi si è rotto il timpano. Dopo non riuscivo neanche più a rimettere i colpi, poi sono stato nell'angolo e avrò preso un 20 secondi di botte. È un grandissimo mondiale e ti senti male. Dopo un po' devi ripartire, no? Devi sempre migliorare. Poi lui ha fatto 60 match, li ha vinti tutti, ne ha perso uno, la gente si ricorda quello. Sei un combattente, quando ti succedono queste cose qua ti devi rialzare, sennò che combattente sei? Cioè se io perdo, dico vabbè, ho perso, non faccio più niente, vuol dire che non sei un guerriero. Capito? L'ultima volta che ho fatto il match, cioè avevo di soglia aerobica, ma i battiti cardiaci erano i 53 battiti. È stato un match tranquillo. Per prepararmi adesso per marzo ho un match un po' più duro, capito? Così lo fai un po' che rientri, fai un po' di match comodi e poi tocca fare sempre il match duro. Allora il tempo che ti fa le mani, cioè che lì non mi fa le mani, lì inizia già. Inizi a sentire la tensione. E quando ti chiamano, o quando sei dietro, diciamo, di dietro le quinte, che lì ti carichi, che senti il tuo nome, poi sai, hai capito, che quando vieni a Milano tantissima gente viene a vedere, sanno che lì per te, perciò ti fa piacere. Cosa devo dimostrare? Io ho dimostrato che sono. Non devo dimostrare più niente a nessuno. Ho dimostrato soprattutto la cosa più bella, ho dimostrato a me stesso. Che sono riuscito a fare qualcosa e l'ho fatta alla grande. Persi, guarda, io da professionista ho tanti match, anche perché avevo 20 anni. Da professionista ho 60, con questo ho fatto 67 o 68 match, non mi ricordo. Di persi mi sembra un 5. 5 persi, un 3-4 pareggiati, tutti gli altri vinti. Cioè dico, ma chi me lo fa fare? Magari vado a correre la mattina o faccio i circuiti o preparo la... che arrivo proprio stremato, ma adesso è il caso che dovrei smettere, uno per l'età che ho, 36 anni. E poi ogni volta, adesso mi pesa proprio cambiarmi e allenarmi. Adesso il mio sogno arriverà tra un po' di mesi, però quello sarà il mio sogno, cioè quello sarà la... il mio scopo della vita, quello finale. Senza non vivrebbe.